Ciao a tutti, come state? Mi vedete al settimo cielo perché qui con me ci sono dei nuovi acquisti e non vedevo davvero l'ora di fare questo video, di farveli vedere. In questo momento c'è il sole che entra da tutte le parti nella veranda perché sono esposta a sud, quindi spero che questo video possa venire comunque abbastanza bene guardabile, anche se la luce non è proprio l'ideale. Ma sono appena tornata dalla mostra di orchidee da Celilli Garden, che è un vivaio, un garden molto ben fornito, che si trova proprio qui vicino dove abito, si trova a sud di Roma e vi lascio qui sotto il link al loro sito, così potete vedere l'indirizzo e magari andare anche voi. C'era una mostra di orchidee, come vedete, ho fatto degli acquisti che vi voglio subito mostrare. E non so se questa parte di video sarà insieme al video del tour oppure se sarà un video a parte. Devo vedere un pochino poi in fase di montaggio quanto vengono lunghi gli spezzoni per evitare di fare un video proprio troppo lungo. Quindi potrebbe essere eventualmente tutto in un unico video, tour e shopping, oppure due video separati. In questo caso magari vi invito ad andare a dare un'occhiata anche al video del tour dove vi faccio vedere che cosa ho scelto. Le due orchidee che sono venute a casa con me sono queste qui e sono una Phalaenopsis variegata cartellinata come Sogo Vivien, ed era davvero un peccato che non fosse ancora nella mia collezione. Ha una variegatura delle foglie veramente molto molto bella. Non mi ero ancora decisa mai a prenderla perché, devo essere onesta, il fiorellino per carità è carinissimo, ma forse non è uno dei fiori più originali, particolari. Diciamo, avendo comunque tante Phalaenopsis, onestamente questo fiore non è particolarmente attraente, ecco, non ha qualcosa proprio di speciale, ma questa variegatura fogliare, guardate che meraviglia anche sotto. Era veramente qualcosa di irresistibile e quindi l'ho presa. Vi faccio vedere anche la Phalaenopsis Mini Mark. Allora, io con le Mini Mark sono un disastro, onestamente. Credo di averne già uccise due, una sicuro, e l'altra che ho non se la sta passando benissimo, non è proprio una gran bella pianta. Non avrei voluto particolarmente riprenderla, visto che comunque avendone perse due, dico, boh, forse è una pianta che a me non viene, però mi piaceva tantissimo il fatto che questa Mini Mark qui avesse dei fiorellini pelorici e mi è sembrata davvero una cosa molto particolare. Sono leggermente pelorici, non hanno proprio tutto quanto il sepalo come il labello, come accade in quelle fatte proprio geneticamente apposta, diciamo, per essere peloriche, ma mi piaceva tantissimo il fatto che avesse questi petali bordati così con un pochino di arancio. E nel vasetto ci sono due piante, entrambe in ottima salute, sembrano veramente molto belle e sane, e ci sono anche tante belle radici. E una pianta delle due nel vaso fa il fiore pelorico, mentre l'altra fa il fiore normale. Quindi chissà, vediamo alla prossima fioritura se manterrà la peloria oppure se è soltanto, diciamo, un caso che in questa fioritura ci fossero dei fiorellini pelorici. Io spero che la mantenga perché mi piace davvero tanto vedere questi petali screziati, questo colore così arancio sfumato con tutti i puntini, è davvero delizioso. La Phalaenopsis Mini Mark onestamente mi ha sempre dato difficoltà e l'ho sempre tenuta insieme alle altre Phalaenopsis in casa. Stavo leggendo, mi stavo documentando un pochino per cercare di capire come fare per tenere questa qui al meglio, cercare di evitare di farla deperire come le altre. E praticamente nelle altre inizio pian piano a perdere le radici, poi si raggrinziscono le foglie, non marcisce, non è mai un marciume, non è un qualcosa proprio di molle, di cose che cadono velocemente. È un deperimento molto molto lento, questa che ho
Penso di averla da un paio d'anni ed è almeno da un anno e mezzo che non fiorisce, vegeta pochissimo, veramente di rado e ha proprio questo aspetto raggrinzito con queste foglie piccoline, un po' curve. Mi fa proprio pensare a una mancanza di apparato radicale e quindi poi la pianta non riesca a sostenersi da sola. E mi sono documentata un pochino e mi pare di aver letto che la Minimark possa gradire dei periodi un pochino più freschi durante l'inverno. Così ho pensato di approfittare di questo spazio qui della veranda dove sto tenendo Phalaenopsis ibride che sono un po' più tolleranti al fresco e stanno benissimo, stanno addirittura fiorendo in questo periodo. Qui poi ci sono le Burraghiara, le Cambria, gli Oncidium, c'è il Dendrobium Pierardi per l'Odigesi, ci sono Doritis pulcherrima, ci sono diciamo un po' tutte quelle piante verdi e orchidee che possono tollerare bene, che anzi gradiscono un inverno che non sia così caldo come quello che teniamo noi in casa, che siamo sui 18, 19, 20 gradi. Qui fuori ci sono minime intorno ai 12, 14 gradi e sembra insomma che queste piante lo gradiscano di più. Di giorno, come vedete, c'è tanto sole. La temperatura sale tanto, arriva anche a 25-27 gradi. In questo caso sto attenta a mantenere l'umidità ambientale accendendo l'umidificatore perché il sole passando attraverso i vetri fa un po' proprio effetto lente di ingrandimento e quindi l'ambiente diventa molto caldo ma secco purtroppo, quindi per le piante devo integrare un pochino con l'umidificatore. Così mi sembra che questo potrebbe essere un po' la soluzione per questa Phalaenopsis Minimark, visto che coltivandola in casa non ho avuto buoni risultati e pensavo di trattarla insomma come un qualsiasi ibrido di Phalaenopsis, ma visto che non mi riesce, insomma, proviamo con qualcosa di diverso. Per vedere se scopriamo qualcosa, una particolarità, un qualcosa che invece questa pianta possa gradire di più rispetto alla coltivazione casalinga. Questa fall ha un bel substrato, sono dei bei pezzettini di bark, qualche pezzettino di sfagno, ma pochissimo. E il substrato in linea di massima mi sembra di buona qualità, mi sembra in buono stato, non vedo la necessità di rinvasarla, penso di poter stare abbastanza tranquilla così. L'hanno appena innaffiata alle radici belle verdi, controllerò nei prossimi giorni se asciuga abbastanza in fretta, perché se non dovesse asciugare allora ci potrebbe essere la gabbietta dentro, in quel caso procederò al rinvaso per togliere la baby ball. Insieme alle piante ho acquistato questi coprivaso, sono in terracotta, mi piace molto questo colore nocciola, questo grigio beige, ha anche degli effetti spazzolati, un pochino, un po' effetto quasi già vintage, no? Un pochino usato e mi piace tanto e ne avevo già acquistati altri, forse li avevate visti in qualche altro video di shopping da Shelly Garden. Questo qui è da 15 cm. E lo userò per ospitare proprio questi vasetti da 12 centimetri, mi lasciano abbastanza spazio, c'è cioè almeno un dito di spazio tra il vasetto e il coprivaso, così diciamo che possiamo avere sia un pregio dal lato estetico, perché mi piace il fatto che siano nel coprivaso, le rende anche più stabili, quindi sono anche un po' più sicure, però allo stesso tempo, essendo terracotta, comunque traspira abbastanza e in più il vasetto, essendo distanziato dal bordo del vaso in terracotta, ha comunque la possibilità di avere un po' di ricambio d'aria. Magari potrei mettere anche un fondo di argilla espansa in modo da tenerlo leggermente più alto e favorire ancora di più il ricircolo dell'aria. Quindi questa qui, diciamo, sarà un po' l'effetto finale della Phalaenopsis Minimark e dopo la posizioniamo anche qui su un tavolo, su una mensolina, vediamo un po' come sta. Vi faccio vedere anche, togliamo questa scatola da qui, vi faccio vedere anche la Phalaenopsis Sago Vivian, che è questa qui, e
Anche lei avrà il suo coprivaso da 15 centimetri, il suo vasetto è identico a quello della Mini Mark, quindi credo che siano 12 o 13 centimetri di diametro. E questo substrato non mi piace per niente. È un substrato zuppo che ha formato alghe e residui qui sul vasetto, tanto che quasi non si riesce a vedere all'interno le radici. Io dal vivo riesco a vedere qualche pezzettino di radice, ma non si vede tantissimo. A vederlo da qui sembra quasi terra e ci sono tante chips di fibra di cocco un po' deteriorate, quindi credo che sia abbastanza vecchio. E soprattutto vi faccio vedere qui, praticamente si vede già l'inizio della baby ball, che è completamente zuppa e molle. Se la tocco, sembra proprio quasi una spugna, ed è stata inserita praticamente tutta la baby ball all'interno di questo substrato. Sembra proprio torba, terra, non lo so, secondo me non è adatto per questa Phalaenopsis. Vedo già qui una radice, che sta marcendo, è molle al tatto ed ha una colorazione giallina nonostante sia esposta alla luce, perché se avete delle radici che sono all'interno del vaso e non prendono luce, è normale che possano essere chiare, bianche o gialline, però se al tatto le toccate sono turgide, non fa niente, va benissimo anche così. La colorazione verde, le radici la prendono quando producono clorofilla e producono clorofilla quando sono esposte alla luce, ma non è un fattore necessario per le Phalaenopsis, è un fattore necessario per quelle orchidee come la Hylocista, che sono delle orchidee che non hanno foglie e che vivono proprio soltanto dalla fotosintesi delle radici. Sono orchidee in miniatura, vengono spesso coltivate su zattera e praticamente sono composte soltanto dalle radici e poi fioriscono praticamente, quindi sono anche molto carine da vedere perché si vede questo ammasso di radici con i fiorellini e non hanno foglie. In quel caso allora sì, le radici devono assolutamente prendere luce, ma nelle Phalaenopsis in cui c'è un apparato fogliare così grande che può supplire tranquillamente a tutte quante le esigenze della pianta, non serve che anche le radici stiano alla luce. Per cui, diciamo, se avete delle radici chiare che sono al centro del vaso, non c'è problema, non le tagliate, lasciatele pure lì. Ma una radice gialla che sta praticamente uscendo dal substrato ha tranquillamente tutta la luce di cui potrebbe aver bisogno per colorarsi, per produrre clorofilla, invece è giallina e al tatto è molle. E secondo me queste radici qui dentro stanno marcendo. Ci sono delle belle radici aeree, il fusto sembra ancora in buono stato, ma ho veramente la necessità di rinvasarla subito perché si vede proprio che il fusto è appoggiato su questa pallina di sfagno e guardate, sfilando il cartellino, è rimasta praticamente proprio della terra attaccata al cartellino. E io penso magari a tutte le persone che acquistano la loro prima Phalaenopsis, magari acquistano una pianta così, gli viene consigliato di bagnare per immersione. Questo substrato diventa zuppo, cioè diventa praticamente l'ambiente ideale per una felce, non per una Phalaenopsis. E mi immagino quindi magari chi riceve in regalo o compra la sua prima orchidea con questo substrato e gli marcisce nel giro di 3-4 settimane, perché probabilmente accade, e magari non riescono a capire che cosa possono aver sbagliato, ma poverini, non è colpa loro. Purtroppo a volte capitano questi substrati così. E niente, stavo guardando che mi sembra che ci siano addirittura dei pallini, un po' di muffa, e poi c'è tutto questo reticolato qui di muschietto. Allora, questa qui la rinvasiamo assolutamente subito, nonostante sia in fioritura. Preferisco rischiare di perdere i fiori piuttosto che perdere tutta quanta la pianta a causa di un substrato deteriorato che non è adatto. Quindi, niente, questa qui verrà rinvasata. Però
nel frattempo sono davvero contenta di avervi fatto vedere questi acquisti, di avervi fatto vedere un po' il mio shopping di orchidee. Devo essere onesta, c'erano già che mi piacevano altre Phalaenopsis, però ho resistito. Una era molto molto simile a questa qui, se vi ricordate, la Salmon che abbiamo preso alla mostra di orchidea alla Landriana. E lei è quella con il fiore arancio profumato e ce n'era una rosa che era veramente molto simile a questa qui. Mi tentava prenderla anche l'idea un po' di tenerle vicine, no? Che erano carine una accanto all'altra, però effettivamente era abbastanza simile. Avevo già preso queste due e quindi dai, ho resistito alla tentazione. Poi chissà, la mostra dura ancora fino ai primi di marzo, se non sbaglio, quindi sicuramente comunque fino a fine mese. Oggi era il primo giorno, quindi magari ci sarà occasione poi di tornare e fare un'altra passeggiata e magari farmi tentare anche da quella rosa. Vi volevo parlare un attimo ancora della Sogo Vivien perché stavo guardando sul sito su Blunanta dove ci sono un po' tutte le origini, no, degli ibridi. La Sogo Vivien ha un 60% di Phalaenopsis equestris nel suo mix, quindi potrebbe anche essere abbastanza disposta a fare keiki. Poi c'è un 13% di Phalaenopsis stuartiana, con cui devo dire non è proprio facilissimissima la stuartiana. C'è un 6% di Amabilis, che in effetti non ho. E poi il resto va bene veramente poco, un 3% di Schilleriana, un 3% di Sanderiana e soltanto 1% di Lübdemaniana, Amboinensis e di Pulcherrima. Quindi insomma, diciamo, principalmente abbiamo una Phalaenopsis equestris ibridata, quindi dai, ha davvero tante potenzialità per diventare una bella orchidea, magari fare keiki e fare tante fioriture abbondanti con belli steli ramificati. Speriamo. Guardando subito il treno. Andando a guardare invece l'ibridazione della Phalaenopsis Minimark, vediamo che non è poi un ibrido così tanto composto come invece è la Sogo Vivien. La Minimark infatti contiene un 62% di Phalaenopsis Lobby, che è una miniatura che in effetti tende un pochino a marcire le radici se la teniamo con un substrato troppo pesante, poco areato. C'è la Phalaenopsis filipinensis, che invece è una bella Phalaenopsis botanica che diventa abbastanza grande, e poi c'è la Phalaenopsis maculata, che è una Phalaenopsis che ama avere il substrato sempre un pochino umido e anche lei non è proprio grandissima. Forse allora potrei provare a mantenere questa minimark un pochino più umida rispetto a quello che faccio con tante altre Phalaenopsis e potrei provare a trattarla più come una speciosa barra tetraspis a cui lascio il substrato un pochino più umido, anche magari mettendo qualche pizzettino di sfagno, mantenendolo diciamo un pochino più umido e provando a bagnarla un pochino più spesso. Vediamo se stavolta riuscirò a mantenere in buona salute la Minimark. Io spero che questo video così un po' veloce, un po' estemporaneo, preso così dall'euforia degli acquisti, spero che vi sia piaciuto. Scusatemi per questa luce che non era davvero l'ideale, ma niente, ero tornata con questo scatolone con dentro le orchidee, con dentro queste bellissime nuove Phalaenopsis e volevo condividerlo con voi. Saluto tanto di cuore i due ragazzi che ho incontrato da Celilli Garden, grazie che mi avete salutata, scusate se ero un pochino imbarazzata, ma non mi era mai capitato che nessuno mi riconoscesse dai video nella vita reale, che mi fermasse, quindi sono rimasta un attimo così. Però niente, mi ha fatto davvero tanto piacere, quindi per oggi è tutto, vi ringrazio e ci vediamo presto in un altro video. Ciao!